Allora, eccoci qui, pronti per una nuova avventura. Voce sempre più abbottonata, ma sono le 5:54. Allora, la ricarica qui è completata. Oggi 4:30, 430 km, sempre ogni volta è come lanciare i dadi. Allora, andiamo a fare anche un reset goliardico dei viaggi. Sempre il nostro viaggio A di riferimento. Ok, lo resettiamo. Quindi adesso abbiamo tutto quanto azzerato, tranne i chilometri che abbiamo da ritiro. Ci dice che arriveremo più o meno con l'89%, e da lì la macchina sarà venerdì, tutto quanto oggi, tutto sabato, e domenica sera andiamo a riprendere. E vedremo a quanta percentuale rimanente troveremo la nostra auto. Adesso andiamo a staccare il wall connector e si parte, se no perdiamo l'aereo. Allora, ragazzi, momento marchetta. Gli amici di Arcoc mi hanno mandato questi tre accessori che vanno montati qui nella parte posteriore del portabagagli per protezione, che sono, capitano proprio a ciccio per il periodo estivo. Sono semplicissimi da montare e praticamente andranno a proteggere questa parte qui che è in tessuto, proprio in questo periodo dove noi con le valigie facciamo avanti e indietro, magari strusciamo, sbattiamo qui in questa posizione. Ci andiamo a mettere queste protezioni che con questi piccoli velcri hanno un tempo di installazione penso di 4 secondi minimo. Si andranno a incastrare proprio qui tra le guarnizioni, quindi proprio il montaggio è davvero semplicissimo. Adesso mettiamoci subito all'opera. Ok, individuiamo subito qual è quello della parte sinistra, che è questo. Ci mettiamo proprio due di numero di velcro. Mettiamo e adesso andiamo ad incastrarlo proprio qui dove c'è la guarnizione. Facciamo un po' di spazio senza serve nessun utensile, bastano le vostre sapienti mani. Diciamo che la prima parte è andata. Già, si è bella fissata. Adesso ci spostiamo alla parte destra e facciamo la stessa identica cosa, ma andiamo verso la parte qui dove c'è la guarnizione. Sale più comodo. Ci andiamo a fare spazio. Seguiamo piano piano proprio la guarnizione, è semplicissimo, e poi proprio la guarnizione farà da ancora per questo accessorio. Ok, perfetto. Non rimane adesso che mettere l'ultimo tassello, che va proprio qui, e ci mettiamo anche qui. Adesso vediamo un attimo com'è il verso. Se non ricordo male, sì, era così. Quindi ci andiamo a mettere un velcrino qui verso la fine. Anche questo adesso facciamo così e andiamo ad ancorare alla guarnizione. Perfetto. Adesso, una volta chiuso, sta così e non si muoverà mai più. Quindi abbiamo la parte posteriore bella protetta, con tutto, vedete, appoggia perfettamente, quindi
Non dà nessun problema. E adesso vediamo la chiusura, ma anche la chiusura sicuramente verrà bene. Perfetto. Questo è un semplice esempio di come almeno io maltratto alla grande sia le mie valigie che la mia macchina, però da oggi avrò una protezione in più. Ah. E sto protetto, grazie agli amici di Arcok. Mazza, a quest'ora già bella trafficata la pontina. Beh, sono le 6, quindi sta iniziando un po' a partire la giornata lavorativa. Non sono tutti come noi che se ne vanno in vacanza. Comunque adesso vedremo un po'. Io non so bene le aspettative, che ovviamente mi sono documentato, visto vari video su YouTube America e c'erano pareri abbastanza contrastanti, specialmente da parte di chi ha parcheggiato in zone con magari che c'erano davvero non si sa quante segnalazioni della sentinella, delle notifiche. Quello ovviamente vale tantissimo perché conto è parcheggiare e avere la sentinella sia attiva, ma con non 800.000 segnalazioni, è un conto avere invece la sentinella praticamente sempre attiva. Ho letto gente anche, ho letto la testimonianza di un signore che, su un gruppo Telegram, che stava in crociera e si è visto prosciugare la macchina. Poi metteva le foto, quindi non era un racconto così tanto per mi pare dal 75% o giù di lì al 2%, una cosa del genere. Poi sinceramente non so come è andato a finire, come ha risolto, però lì sono dolori. Però vabbè, non si stava parlando di un weekend, non ricordo, era più di una settimana sicuro. Però diciamo che questa è una cosa da calcolare, sicuramente come tutte le altre cose che bisogna calcolare tra il tragitto, la ricarica e tutto quanto. Quindi adesso ci facciamo due conti sul fatto del weekend e poi vediamo un attimo in larga scala, anche perché la prossima settimana, il prossimo weekend dovrò ripartire. Però per ben 2 settimane, quindi vediamo un attimo se mi conviene lasciare la macchina al parcheggio con la sentinella attiva o se non è una cosa fattibile. Allora, arrivati al parcheggio a destinazione con il 91%. Quindi ci rivediamo domenica. Irò a Francoforte. Una semplice stazione di servizio normale, tradizionale, che appena ha una NIO, appena finito di ricaricare, ed ecco qui due stalli belli liberi, display che sembra quello di una televisione di casa, 40 pollici, Aral Pulse, niente. Basterebbe metterne uno o due in ogni benzinaio che abbiamo in Italia per risolvere proprio tutti i problemi del mondo, forse. Il giro è pieno di queste colonnine di questa marca, sono tutte quante praticamente con il POS, quindi diciamo non c'è bisogno di nessun abbonamento, infili, come si dice in questi casi, strisci e via, addirittura con Apple Pay. Mica male. Allora ragazzi, siamo finalmente atterrati, il viaggio della speranza. Vedo lì un muso abbastanza inconfondibile. E ringraziamo l'Italia per averci fatto fare un'ora all'andata e un'ora ritorno, un'ora e mezza ritorno di ritardo. Grazie mille, ma non è colpa loro, è colpa di chi continua a prendere i biglietti all'Italia. E adesso scopriremo subito. Beh, adesso scopriremo subito
se ce la faremo a tornare a casa. Ce la faremo? Io spero di sì, perché c'ho una fame incredibile. Allora ragazzi, la prima cosa che salta all'occhio, che non mi aspettavo. Ah no, ecco, se, no, sto dicendo una cazzata, 6 eventi sentinella. Perché avevo visto 0 eventi sentinella e ho detto come è possibile. Ma questi siamo noi. Ma tutte cazzatelle sicuro. Ragazzi che lavorano qua. Vabbè, poi se ce n'è qualcuno, spero di no, che fa ridere, lo metterò dopo in montaggio. Siamo tornati a Roma, ora che bel tramonto, che bei colori, con il 67%. Ce la faremo a tornare a casa? Io direi proprio di sì. Adesso aria condizionata a cannone, almeno 3. Ma non mi ricordavo tutta questa umidità. Mamma mia, sto tanto bene in Germania, si sta freschissimi. E adesso si va subito verso casa perché ho una sete incredibile. Ok, quindi mi dice che arriverò a casa con il 55%. Quindi diciamo super fattibile come cosa. Guardate quanto fa ridere qua, tutta la marea di macchine parcheggiate, ho troppo ride. Allora ragazzi, piccole considerazioni. Vabbè, siamo più o meno, stiamo sui 10, molto più o meno, dai, facciamo sul 10% al giorno di consumo della sentinella. E ho visto che comunque non ci sono stati neanche tutti questi alert, quindi io pensavo molto molto peggio. Vabbè, anche perché qui è un parcheggio che comunque è molto spazioso, quindi la macchina rimane lì, diciamo, mezza tra virgolette abbandonata, non è che c'ha tanti passaggi davanti. E 10% è pure molto buono. E il fatto che c'è da considerare è che questo era un piccolo test per un viaggio che dovrò fare la prossima settimana, e dovrò lasciare la macchina in parcheggio 2 settimane, non un weekend. E lì come ci comportiamo? Lì 2 settimane non credo sia sufficiente la situazione. Non credo sia sufficiente neanche arrivare da qui, da Fiumicino, al supercharger di Roma che sta vicino allo Space, al The Space, al cinema. L'unica sì, sarebbe magari fare una ricarica lì a quelle veloci che ho visto adesso, che hanno messo Atlante, mi sembra che si chiama il brand. No, non l'avevo mai vista io. Però se no la situazione è, diciamo, è tragica, sarebbe insufficiente per ritornare a casa 2 settimane. E avevo visto addirittura, c'era sulla piattaforma proprio di Aeroporti di Roma, c'era la possibilità di parcheggiare dentro l'aeroporto con la colonnina di ricarica. Il prezzo era esorbitante, ma adesso a memoria non ricordo se ce la faccio entro stasera o domani, ma adesso ho fatto tardissimo. E se lo ritrovo lo metto, vi faccio alla fine, vabbè, comunque tutti quanti reso conti di quanto abbiamo consumato e tutto, e se lo trovo e metto anche questa opzione, che però, cioè, è abbastanza proibitiva. Ho visto un video su YouTube America di un ragazzo, sempre che un canale che parla di Tesla, lui ha una Model X mi sembra, se non erro, e all'aeroporto di Los Angeles aveva lasciato la Model X in un parcheggio con praticamente uno stallo tutto per lui, e per mi sembra 2 settimane, alla modica cifra di quasi $900. $900. E lui nel video diceva, vabbè, tipo minimizzando, faceva tipo così con le mani, vabbè, niente, non è male. Sotto mi sono letto un po' di commenti, la gente l'ha distrutto, cioè forse anche un po' troppo, perché comunque, cioè, se per lui va bene, che per lui ha la possibilità di tra virgolette buttare o comunque spendere solo di parcheggio 2 settimane $800-900,
beato lui, con 900 dollari sinceramente mi mangio in vacanza, in altre attività e cose. Quindi niente, diciamo che la prova weekend è stata superata, ma non è che avevo tutti quanti questi dubbi. Mentre purtroppo calcoli alla mano, come si dice in questi casi, la prova delle due settimane che dovrò affrontare la prossima settimana, assolutamente no. Quindi penso proprio che dovrò farmi accompagnare sicuramente dai miei genitori, mi farò accompagnare da mio padre per stare un po' più sereno, che tra 12-14 ore di volo all'andata più il ritorno tra scali e tutto, l'ultima cosa a cui voglio pensare è il parcheggio della macchina, andare a ricaricare, cioè lì non, lì sarebbe un disagio, sono sincero, non ho assolutamente voglia. Quindi ragazzi, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Il prossimo video non credo che sarà dall'Italia, vi do questa anticipazione.